Sono contenta perché secondo me il tuo romanzo è uno dei più adatti a parlare di questo periodo. Io ho visto, mi fa molto piacere, insomma, che siamo riusciti a trovare un contatto, un momento. Noi ci saremmo dovuti incontrare di persona, questo va detto, pochissimo tempo fa a San Donà di Piave, che è la città natale di tua moglie. Purtroppo però, insomma, la presentazione di persona è stata cancellata a causa di questi tristi eventi e di questo contagio che pare non fermarsi in Italia. Per cui abbiamo dovuto, per forza di cose, fare in un altro modo e quindi fare con questa bellissima, insomma, sarà una bellissima video intervista, io già lo so. È divertente perché il tuo romanzo è uscito a gennaio, L'arte sconosciuta del volo, il tuo secondo romanzo, diciamo, edito con la grande editoria, insomma, con grossa casa editrice, che è uscito per Giunti. Ed è un romanzo che io ho letto tutte le recensioni che ti hanno fatto, bellissime. Anche quella che è stata fatta con Radio Fahrenheit, bellissima. L'ho ascoltata quella, ovviamente. Molto, molto belle, molto calzanti. Ognuna ha svelato un tratto, un elemento diverso, secondo me, del romanzo. Perché io, spieghiamo brevemente, insomma, io e te ci siamo conosciuti ormai un po' di tempo fa. Quanto tempo è passato? 2 anni, forse? Ah, sì, circa 2 anni. 2 anni, insomma, perché ho avuto il piacere di leggere in anteprima la prima stesura dell'Arte sconosciuta del volo ed è uno di quei romanzi che non smette mai di dire qualcosa. Ed è un elemento difficile da ottenere quando si scrive, avere un tale livello di complessità da comunicare un aspetto diverso a un tipo diverso di lettore. Quindi questa è una cosa per cui io ho provato grande ammirazione quando ho letto il romanzo, perché non è da tutti riuscire ad avere una comunicazione narrativa così importante. E però ho visto che tante recensioni che ti hanno fatto, ognuno appunto si è focalizzato su un aspetto diverso e è stato anche definito il tuo un giallo soft, tra virgolette, perché in effetti non ha proprio le caratteristiche peculiari del genere giallo, però è vero che c'è un mistero che lega tutta quanta la rievocazione che il protagonista fa nel romanzo e che poi porta ad un finale di svelamento. Di questo mistero. Però la cosa che a me premeva, che volevo insomma che tu affrontassi, è che l'aspetto divertente è che il romanzo è ambientato nel 1969, comunque fine anni 60, in questa cittadina che si chiama Premosello, che è in Piemonte, e narra di. Come? Un Un paesino di paesino 1500 piccolo. abitanti con le Ecco, persone prese. molto interessante perché affronta la tematica della paura, cioè ci sono questi due omicidi che velocemente, insomma, vengono commessi in questo piccolo paesino e ovviamente questo condiziona la mente della gente che vi abita perché iniziano a temere per i loro figli, poiché sono omicidi di minori e questo per i genitori e per la comunità è un enorme pensiero. Come mai hai inserito questo elemento e come secondo te questo romanzo potrebbe essere d'aiuto in un periodo storico come questo, in cui la paura la fa da padrona, purtroppo? Sì, guarda, come dicevi all'inizio, in realtà è un giallo molto improprio, anche se mi pare su tutto libri, addirittura mi hanno paragonato a Dürer, facendomi profondamente arrossire. In realtà c'è un giallo, si tratta di non un noir, come qualcuno anche l'ha definito, ma comunque la trama insegue il mistero, alla fine molti lettori arrivano in fondo per capire qual è la chiave di tutta la storia. Però secondo me è una storia d'amore, essenzialmente. È una grande storia d'amore che comincia a 6 anni, come qualche volta accade nella vita dei bambini, e che per certi versi poi dura per tutta la vita, e forse oltre, no? E volevo raccontare questo mistero dell'amore che irrompe come una sorpresa nella coscienza, perché è appena nata anche quella di un bambino, che si dice che la coscienza comincia a 6 anni. E rompe questa emozione folgorante che lo sorprende, che lo sovrasta e che lui cerca di gestire. Semplicemente si innamora di una compagna di scuola, non è che stiamo raccontando storie di fantascienza, che ovviamente sono successe tutti noi. Però questa, dal mio punto di vista, era originariamente la cosa del racconto. Se però avessi raccontato solo questo tipo di storia, forse a molti così avrebbe destato un po' di perplessità, perché non tutti sono appassionati
di emozioni e sentimenti quando dietro non c'è una trama più strutturata. Sì. Non è che onestamente, devo essere sincero, non ci ho incollato il giallo per ampliare il raggio dei lettori. No, ci stava credo molto bene. Non a caso ho lavorato quasi 8 anni a questo romanzo. Però ecco, il giallo è importante, ma è molto importante secondo me in questa storia il viaggio all'interno dei sentimenti. I sentimenti soprattutto che cominciano nei primi anni della vita degli esseri umani. La domanda che mi hai fatto però era ben più precisa. La paura che cala su questo paese, Sì. anch'esso sorpreso dagli eventi. Esattamente come sta succedendo a noi, perché fino a 2 settimane fa facevamo tutto. Quello che adesso Certo. ci sembra anomalo, no? Anche solo passeggiare o darci un bacio sulla guancia, darci la mano, dire che il sabato finalmente stiamo a casa e lunedì si torna al lavoro. Tutto questo è improvvisamente cambiato, ed è cambiato esattamente come dici tu. Per effetto della paura, la paura del contagio, la paura dell'ignoto, perché non sappiamo dove andremo a parare. Abbiamo qualche dato che al momento in parte ci conforta. Io leggevo poco fa che in Cina oggi ci sono stati solo 8 contagi su 1 miliardo di abitanti, è confortante, però non sappiamo come evolverà. E quindi questa paura attiene all'inconscio collettivo, perché noi stiamo vivendo un incubo, un po' come nel romanzo, no? Certo. Nel romanzo accade più in piccolo Sì. perché è circoscritto in un Sì. episodio preciso. Quello che hanno in comune di situazioni è che non sappiamo al momento come evolverà e chi sia il vero colpevole. L'inconscio, cioè i sogni fanno parte dell'inconscio, ci insegna la psicanalisi, e in questo caso anche gli incubi. Certo. L'inconscio però di cui parliamo è l'inconscio collettivo, cioè qui abbiamo un incubo globale che viviamo anche noi, ma non solo all'interno della nostra casa e della nostra famiglia, all'interno delle nostre città e dei nostri paesi, di cui non sappiamo altro che la paura che proviamo. Nel romanzo la reazione della popolazione, della gente in questo paese, è quella di tenere a casa i bambini. Di impedire che si incontrino come facevano prima, quando, e ricordiamo che siamo negli anni, fine anni 60, si incontravano per le strade, andavano a scoprire il territorio, i ruscelli, i boschi, in maniera anarchica, ma anche, diciamo, estremamente viva. Anche responsabile, perché anche io sono cresciuta per la strada ed era una cosa che si faceva normalmente, non c'era nessun problema, Normalmente. soprattutto in un posto piccolo, insomma. In un posto piccolo non c'era né la paura del mostro né quella del No, pedofilo, insomma, esatto. cose che purtroppo poi con gli anni abbiamo visto un po' diffondersi di più. E quello che succede nel romanzo è appunto che i genitori cercano di tenere a casa i bambini. E al contempo fuori le autorità, che invece nella realtà potrebbero essere quelle sanitarie oggi, cercano di scoprire il mostro, nel caso nostro, il vaccino, le cure. Sì, certo. Dobbiamo proprio azzardare un forzato paragone. E nel romanzo poi naturalmente una soluzione c'è, e io sono convinto che ci sarà anche nella realtà, anche se dovremmo avere pazienza, dovremmo arrivare credo alle soglie dell'estate, però dobbiamo avere fiducia, insomma. No, è interessante perché ora moltissimi stanno cercando di far comprendere alle persone che sono chiuse in casa, un po' per obbligo, insomma, che ci sono tantissime cose che si possono fare restando a casa. E una di queste è la lettura, che non è una cosa scontata. Qui però ci si rende conto, e mi sono resa conto anch'io, di quanto poco sia un'abitudine la lettura per gli italiani. Perché effettivamente non viene vista come un'ancora di salvezza dell'anima, e invece questo è un momento in cui uno purtroppo non può andare a comprarsi il libro in libreria,
però perché ovviamente adesso sono chiuse, però può dare un'occhiata a quelli che ha in casa, oppure, e so che sarò popolare, però farselo portare a casa da qualcuno, visto che i corrieri per fortuna ancora circolano e gli ordini su Amazon o sulle altre store online sono ancora possibili. Quindi questo è un momento in cui non avere il libro in casa non è una scusa, perché per fortuna si può reperire e leggere dà quel senso di sollievo e di leggerezza di cui secondo me ora c'è bisogno più che mai. Quindi, ok, la maratona Netflix, però leggetevi anche un libro, che male non fa. Volevo parlare poi di un'altra tematica poi parleremo anche di come sei arrivato a diventare uno scrittore giunti, perché le persone che mi seguono sono anche aspiranti scrittori e non vedono l'ora di scoprire i segreti di come ci si presenta e si arriva alla grande editoria. Però uno degli aspetti tecnici che io ho apprezzato più di tutti nel tuo romanzo è la tua capacità di avere un ritmo, di scrittura così scorrevole. Il ritmo è una delle tecniche di scrittura, degli elementi della scrittura più difficili da lavorare, da raggiungere. Tanti non sanno neanche come si fa, cioè non è una cosa così teorizzata, d'accordo? Perché non è così semplice. Come lavori sul ritmo delle tue storie? Come hai dei consigli che puoi dare? E in che modo la scrittura narrativa ti permette magari di avere un ritmo sicuramente diverso da quella che magari è la tua scrittura professionale? Perché non abbiamo detto che lavoro fai tu di mestiere, insomma, quotidiano. Sì, beh, io faccio giornalista in un quotidiano da, ahimè, oltre 30 anni. Non lo dire No, con questa mestizia di fondo, perché non è una bella cosa, insomma. ho 58 anni e mi avvio ai 59. E diciamo che ho cominciato a 27, quindi siamo tra i 31 e i 32 anni di giornalismo. Il che sicuramente mi ha insegnato tante cose e mi ha condizionato anche nella scrittura, però ho cercato di non esagerare in questo senso, perché la scrittura giornalistica, che ha un suo fascino, i suoi codici, le sue regole, non è esattamente, dal mio punto di vista, poi è tutto opinabile, non è esattamente la scrittura perfetta per il romanzo, comunque più adatta. Premesso che a insegnare la scrittura narrativa sei tu e non io, No, vabbè, che quindi c'entra. che io possa dire soltanto il mio modestissimo parere sui ritmi e su queste cose tecniche di cui non ho mai scritto niente, non ho nemmeno mai frequentato un corso di scrittura creativa, per quanto consigli a chiunque li fa se la sente. Il ritmo, secondo me, ha un paio di, per quanto mi riguarda, un paio di regole. La prima, che può apparire molto strana, è la sincerità. Cioè, non so che sembra strano, però non bisogna scrivere di cose che non si sentono nel profondo, no? Che non si avvertono e di cui non si ha magari una certa padronanza. Faccio un esempio, se dovessi scrivere di fantascienza, probabilmente non avrei un ritmo dignitoso, perché non ci capisco. Me ne intendo veramente poco. Lo stesso se dovessi scrivere di storie, era importante che magari un archeologo come te ha conosciuto sono poche le cose di cui sento di poter in parte padroneggiare. Una di queste sono i miei ricordi e le mie emozioni profonde. Quindi, banalmente, se uno scrivesse, senza essere autobiografico, ma se uno attingesse al pozzo delle proprie emozioni profonde, in maniera sincera, già pescherebbe del materiale che di fatto scorre un po' da sé. E poi, chiaramente, come tu mi insegni, c'è una pulizia della scrittura, no? Perché Certo. uno può raccontare una cosa che sente molto, ma magari può farlo in modo retorico, può farlo in modo enfatico, può farlo sovrabbondando di aggettivi, oppure di particolari inutili. Quindi credo che il ritmo debba pescare in un territorio di grande sentire, per fare una sintesi, e debba poi piegarsi esattamente come lei vuole alle regole dell'ordine. Cioè, è come se fosse una natura governata. Penso a lei vuole, ma posso pensare anche alle dighe, posso pensare ai canali, posso pensare a tutti i casi in cui l'umanità ha preso la natura e gli ha dato un ordine proprio per farla, non a caso ho parlato i canali, per farla scorrere, no? Sì.
queste regole, ognuno probabilmente ha le sue, ce ne sono di universali, ma qui lascio a te, gli esperti, farne l'elenco. E posso dire, le mie sono sostanzialmente quella di pulire la scrittura, e lì mi viene in soccorso l'esperienza giornalistica, cioè niente avverbi. Potete Sì. fare anche una ricerca con il cercatore dei testi, Sì. cercare la parola mente, Sì, ed trova e escono tutti i colori di sostituisci per la mente, precisione. naturalmente. Sì, no, io trovo uno per uno, no? Naturalmente, eccezionalmente, facilmente. Sì. Più facile quotidianamente, che basta studiare con ogni giorno. Però se voi già cominciate a pulire tutti gli avverbi, quando vi trovate davanti a un aggettivo, il tema è necessario, o può bastare il sostantivo. Già questo pulisce un pochino la scrittura. E poi c'è invece la struttura della storia del testo, che vabbè, risponde ad altri tipi di regole che sono esattamente quelli che insegni tu, che forse potresti spiegare meglio. Sì, beh, non è, questa è l'intervista su di te, non su di me, quindi quello che mi interessava è che tu, insomma, donassi un po' della tua esperienza, perché anche una delle, vedo che le recensioni che ottieni anche dai tuoi fan, adesso diciamo, insomma, che tu hai aperto questo gruppo Facebook dove cerchi di raccogliere quelli che sono i lettori che stanno leggendo, hanno già letto e tutte anche le recensioni della carta stampata. O le video interviste, adesso ci saranno, oppure le interviste radio, cerchi di raccoglierle e di creare un posto privilegiato dove dialogare sul romanzo, visto che tutto adesso è chiuso e c'è un po' questa distanza, no, che ci obbliga a non parlare poi, a non vederci di persona per le presentazioni in libreria, che Certo. sono una delle, dei momenti più belli, insomma, di Più condivisione. belli, sì. Sì. Quindi, visto Diciamo che. sì, perché è uno dei momenti in cui si possono incontrare i lettori, è uno dei momenti più belli per cui scrivere. Appunto, quindi c'è questo bellissimo gruppo Facebook che si chiama Come il tuo romanzo, quindi Come L'arte libro, sconosciuta del l'arte volo, sconosciuta del. dove io sono presente, insomma, e mi è piaciuto tantissimo leggere anche i vari commenti dei tuoi fan, dei lettori e commenti spontanei che sono stati lasciati nella bacheca di questo gruppo. E una delle note più, appunto, più evidenti è stata la facilità con cui delle persone, anche non avvezze alla lettura, hanno terminato il libro grazie alla scorrevolezza e al ritmo. Per quello ho detto, ok, questa domanda gliela devo fare assolutamente perché magari. Tanti scrittori, insomma, lavorassero di più su questo, visto che tanti romanzi anche bellissimi vengono lasciati a metà perché viene imposto un ritmo dallo Certo. scrittore, magari anche un po' pesante, perché magari a lui piace, e però il lettore fa fatica a proseguire e a fruire poi del prodotto romanzo, che invece è una cosa fondamentale. Quindi mi faceva piacere che tu facessi una riflessione su questo perché è un tuo punto di forza enorme, secondo me. Ma guarda, se posso interromperti un secondo, questo è un argomento che mi è molto caro. L'altro giorno mi ha scritto la mamma di un bambino di 11 anni, dicendo che lo stava leggendo e che piaceva molto a questo bambino. Per me è stato un momento di grande emozione, perché io questo libro l'ho scritto proprio per tutti. L'ho anche raccontato a mia figlia in un viaggio in macchina di 3 ore che abbiamo fatto, e le ho date tutte. Quindi, perché la complessità della trama è un conto, Sì. ma la semplicità, l'accessibilità della scrittura è un altro. Io ho scritto questo libro in modo che davvero lo possa leggere anche un bambino, una persona che non abbia fatto necessariamente chissà quali studi. Certo. Ecco la semplicità, io ci tenevo molto a questo. Mi ha detto che ci sono dei capolavori, faccio due o tre esempi, La ricerca del tempo perduto di Proust piuttosto che L'Ulisse di Joyce, che io ho provato ad affrontare mezzo Come sapendo, e no? di fatto non ho naturalmente superato le prime pagine. Mi ricordo 30 pagine, sono riuscito con la ricerca, e molte meno dell'Ulisse di Joyce. Sono dei capolavori, ma secondo me si possono scrivere dei libri diciamo carini, belli, anche senza arrivare a quel tipo di sofisticazione della scrittura, che Sì, magari in alcuni casi è necessaria, ma in altri no. poi secondo me proprio i due esempi che hai fatto sono stati, soprattutto l'Ulisse, insomma, delle sperimentazioni linguistiche, poi Certamente. neanche terminate, insomma, cioè nel senso un qualcosa portato all'estremo, all'eccesso, e ovviamente so che certe persone
dall'alto della loro sapienza dicono: ah, io ho finito, però ecco, non è importante. Quello che contava Noto era la un mia po'. ignoranza. No, infatti era importante, secondo me, quello che quel tipo di romanzo voleva portare di innovativo in un momento in cui magari può darsi che la produzione si assomigliasse molto, quindi c'era bisogno anche di fare, non so, una provocazione quasi, no? Perché l'Ulisse è proprio, cioè, è enorme e quindi è interessante. Quindi bella l'idea di rendere accessibile a tutti la scrittura e facciamo una precisazione, semplificare non significa banalizzare. Molti pensano che una scrittura semplice sia banale, non è assolutamente così, No. anzi, semplificare è una delle cose più difficili della scrittura e secondo me una delle autrici più semplici del nostro millennio è ovviamente J.K. Rowling, che è riuscita con una scrittura apparentemente adatta ai bambini a diventare la scrittrice di fantasy per ragazzi e la creatrice di uno dei classici più letti di sempre. Quindi facciamo attenzione, ecco, a quest'ansia di sofisticazione per dare un tono, ecco, a dei romanzi che Ma magari guarda, se sarebbero più belli, molto più semplici, ecco, questo. posso anche qui interromperti un attimo, io credo che la nostra esistenza sia caratterizzata dalla complessità, sempre per i filosofi, ma è oggettivo. Certo. La vita è complicata. Ah, sì. In ogni caso, anche quando non è complicata, per qualcuno è comunque complessa. C'è una complessità di fondo che ci impedisce di dire in maniera sincera che le cose sono bianche o nere. Quasi sempre ci dobbiamo confrontare tra diverse sfumature senza arrivare a questo tipo di romanzo no, che detesto un po'. Però ecco, la vita è complicata, la scrittura quindi affronta la complessità, ma la semplicità è il punto di arrivo di chi è riuscito a dipanarla poi, no? Questa complessità. Io sono convinto che chi riesce a dire in modo semplice cose complesse sia bravino, insomma. Già. Credo che invece il contrario non sia così scontato. No, infatti io sono assolutamente, sono anche una fautrice appunto di un lavoro di pensiero precedente alla stesura. Proprio per questo motivo, perché ci sono questi romanzi, spesso i romanzi degli esordienti arrivano con farciti di 800 temi, 800, e proprio come dici tu, la vita è complessa e cercano di ricalcano proprio la vita, però la letteratura è un modo per mettere in ordine nella complessità della vita, o almeno un tentativo, no? Di fare chiarezza. Quindi se tu affronti 800 temi, non chiarisci niente, crea ancora più entropia, più Parlano prima. confusione. Per cui l'importanza è questa, l'importanza di prendere un tema e cercare di portare un lettore da un punto A a un punto B e soprattutto di accompagnarlo in questo percorso, in questo viaggio, con delle immagini anche che vengono evocate, adatte a far sì di fare in modo che la mente venga, no, Indotta. sì, esatto. Quindi è questo, secondo me, È quello che dicevamo prima, la natura governata, no? I esatto. canali, le aiuole, le dighe, Però cioè non tutto ciò è che, scontato. no, Non è tutto ciò che comunque scontato. può conferire le cose verso una direzione. Adesso volevo farti un po' una domanda più canonica, che è il protagonista della tua storia, che si chiama Tobia. E Tobia, come l'hai pensato di caratterizzarlo? Qual è appunto il suo punto di forza, diciamo, il motivo per cui la storia inizia? L'hai un po' già anticipato, però ripetiamo. E perché c'è stato, perché tu usi il collante del ricordo, no? Come l'espediente narrativo, letterario del romanzo è proprio il ricordo, quindi è il collante di tutta la storia. Come hai fatto a gestire questo ricordo e come Tobia lo narra un po' al lettore, come hai fatto, no, a dare la voce a un protagonista che fa questo viaggio nei ricordi? Allora, credo semplicemente mettendomi in ascolto del bambino che sono stato, ma la cosa non è nata così da un giorno all'altro per magia, come spesso succede quando uno ha ispirazione di un romanzo. La cosa credo sia nata quando è nata mia figlia 8 anni fa, i tempi sono questi, ed è come stato per me un riconnettermi all'improvviso con la mia infanzia, prima.
la mia prima infanzia, le mie prime impressioni del mondo. Avevo questo esserino in braccio, meraviglioso, che era nato da pochi giorni, a cui magari facevo turni di biberon la notte. Non potendoci ancora parlare, parlavo con i suoi occhi sostanzialmente, e questi occhi mi ricordavano poi, non lo so, credo, per risonanza, tante cose che avevo provato anch'io. Allora, con le notti in cui stavo con lei per dare un po' di requie a mia moglie, così, mi sono ricordato tante cose di quegli anni delle scuole elementari. E alcune scene molto belle, per esempio la prima che ricordo di avere annotato negli appunti presi proprio a penna sul quadernetto che mettevo accanto, era questa scena del ciliegio, cioè di due bambini che un giorno scoprono vicino alla stazione, nei loro giri in bicicletta, i primi giri in giro per il paese, scoprono questo ciliegio, riescono ad arrampicarci su e da mangiare, insomma, a maggio, tra maggio e giugno, insomma, queste ciliegie buonissime, e da lì vedono la stazione, i binari a 50 metri e il paese un po' dall'alto, insomma. Mi ricordo, diventa un po' il loro osservatorio. L'ho trovata un'immagine molto simbolica, perché poi sarà da lì che il bambino vede un giorno arrivare la bimba sconosciuta per mano suo padre, e la incrocerà per pochi secondi nello sguardo e proverà per la prima volta quello che io chiamavo l'amore, sostanzialmente, anche se, come dice nel libro, una frase, anche se l'amore allora non aveva ancora un nome, un po' Certo. nei Cent'anni di solitudine di García Márquez, in cui c'erano tante cose che a quest'alba del mondo si materializzavano senza essere ancora state definite. E naturalmente era un'alba del mondo anche per me bambino e quindi per Tobia. E lì ho avuto la certezza che tutto questo non poteva rimanere, per quanto mi riguarda, soltanto così nei miei ricordi personali, ma volevo condividerlo con qualcuno. Allora ho cominciato a prendere un sacco di appunti su quegli anni, su quelle storie, sui conflitti, sui dubbi, sulle condivisioni quotidiane, anche la scena della pipì del bambino che va a scuola per la prima volta e non sa che esiste un bagno, si può chiedere, gli scappa la pipì e la tiene finché non se la fa addosso, nell'udibrio poi generale, è una scena vera, che mi è capitata veramente. E che infatti non era più facile da inventare, penso, per quanto mi riguarda. Però era una scena forte, una scena molto iconica. E me ne mettiamo insieme un po' e poi la storia è venuta fuori, perché poi, diciamo, questo era diciamo, uno, gli alimenti per la cottura, poi ci voleva un po' anche una ricetta, insomma, un po'. Certo. Ecco, credo che sia stato merito di mia figlia. Ma quanto è dura o è impegnativo mettere così tanto dei propri ricordi di se stessi in una storia? Perché non è da tutti. Allora, nel mio caso non lo è stato, perché non sono geloso della mia infanzia, mi sono mai posto il problema di cosa ne potesse pensare qualcun altro, quindi non è stato assolutamente difficile. È probabile che se avessi dovuto scrivere, non so, di farlo in maniera immaginaria, di un matrimonio, di un divorzio, tue esperienze che non ho avuto, il matrimonio sì, ma di, che ne so, di storie di amanti. Anche queste non le ho avute, Diciamo mia moglie sarà pubblicamente. contenta di avere scritto lui. Allora avrei avuto tutt'altro pudore, no? Perché sarei chiesto fondamentalmente cosa ne avrebbe pensato qualcun altro, magari sentiva coinvolto. Nella mia infanzia, naturalmente, ci sono stati coinvolti i miei compagni di classe, ma
anche nel romanzo li ho voluti trattare in maniera relativamente immaginaria, pur ispirandomi a loro. Quindi l'osservazione distaccata ma non troppo di quello che sei stato di Enrico Bambino, diciamo, e del contesto dove sei cresciuto è stato fondamentale per la ricostruzione del mondo narrativo della storia. E però c'è appunto la capacità di traslare quelli che sono i ricordi personali e di inserirli in una storia dedicata a un pubblico ampio è una procedura che molti faticano a fare perché danno per scontato che siccome è una cosa che è successa a loro, allora debba essere per forza un'autobiografia quello che verrà fuori. Qual è il passaggio necessario, il switch, diciamo, no? Che uno deve fare per evitare di scrivere l'autobiografia, che poi di base, a meno che uno non sia un grande Certo. personaggio, tende a essere un'esaltazione dell'ego e basta, cioè spesso non. Esattamente. Qual è il consiglio di proprio razionale e anche narrativo che dai magari a chi vorrebbe scrivere qualcosa che attinge ai propri ricordi, alla propria esperienza personale, però. Insomma, per parlare a un pubblico più ampio, come bisognerebbe ragionare, diciamo? Ah, forse proprio in termini di raffineria dell'ego, diciamo. Partendo dalla premessa che quello che è successo a me interessa fondamentalmente a me e forse alle persone con cui vivo più strettamente, quelle che mi vogliono bene, mia madre, mia moglie, mia figlia, però dubito che si vada molto oltre il confine delle mura di casa. Agli altri interessa leggere una storia che abbia un senso, un coinvolgimento, che incuriosisca, che emozioni, che commuova, che faccia ridere e susciti comunque tutta una serie di emozioni che sono poi quelle per cui uno paga il libro in libreria. Allora, fatta questa premessa, quando uno racconta cose anche care, le utilizza semplicemente come materiale di origine, secondo me. Sì. E poi il suo lavoro, il lavoro dello scrittore, è quello anche di inventarsi una vicenda quanto più possibile intrigante. Naturalmente il giallo è il metodo più semplice, però ti dico una cosa che penso spesso. Secondo me tutti i romanzi sostanzialmente sono gialli, cioè anche le storie d'amore. Perché uno banalmente vuole sapere come va a finire, no? Quindi diciamo che se uno vuole scrivere una storia accattivante, quantomeno è giusto che crei un'aspettativa nel lettore e una serie di domande che poi dipani verso la fine. Possiamo dire che questo è il meccanismo tradizionale del giallo, che è la ricerca del colpevole di un assassino, sostanzialmente. Ma è anche il meccanismo di un romanzo che si fa leggere, cioè creare dell'attenzione, della suspense. Non credo che sia un delitto di lesa maestà dire che ci vuole un po' di suspense in ogni romanzo. No, Ecco. assolutamente. Anche un romanzo che parla di cose interiori, profonde, di nodi della psiche, però se all'inizio abbiamo già dato la nostra tesi, è dimostrata. Il lettore non potrà fare altro che subirsela fino alla fine con un certo peso, no? Invece se lasciamo a lui la compartecipazione al districarsi di questi dubbi, forse abbiamo creato anche così, una comunicazione con il lettore. No, è bellissimo questo perché viene dato per scontato e io lo vedo anche in questi giorni difficili in cui ci sono persone che stanno reagendo con rispetto e con assoluta empatia nei confronti dell'altro e persone che come al solito si mettono al primo posto e vogliono tutto e subito senza pensare che anche il resto del mondo sta subendo una situazione comunque no, di... Sì, delicata, che può avere avuto dei problemi o dei contrasti nella sua quotidianità, che hanno impedito magari lo svolgersi di un lavoro o di una giornata normale, come prima, diciamo, o comunque senza grosse complicazioni. E io una cosa che consiglio sempre a chi mi scrive è di
e che mi tocca anche un po' a volte affermare, è che forse non tutti sono adatti alla scrittura. Cioè, per quanto la scrittura possa sembrare una tecnica, sì, gratuita, dove tutti possono accedere, a cui tutti possono accedere facilmente, perché adesso basta aprire un laptop, un PC, un qualcosa e buttare giù parole, la scrittura che arriva a un pubblico ampio è un qualcosa di più lavorato. Ma più lavorato anche a livello emotivo, non si può pensare di scrivere se non si ha un briciolo di anima, che detto così pare brutto, però risvegliare empatia significa provare empatia. Quando uno non la prova, lo si capisce perfettamente dalle parole che scrive e sono poi quei romanzi che uno legge in maniera fredda, asettica, non è che non ce ne siano in commercio, ce ne sono un sacco, però non danno quella soddisfazione al lettore che li termina. Quindi una cosa che io apprezzo tantissimo di te e dei tuoi romanzi è che non sei uno che si risparmia, dai tantissimo di te e mostri un'alternativa possibile, fai in modo che una persona possa avere un suo sguardo mentre legge ed è una cosa straordinaria. E questo, secondo me, cambia completamente la prospettiva tra chi scribacchia e chi cerca di scrivere, che è diverso. Quindi io spero, insomma, che questo romanzo venga continuato a leggere anche in questo momento difficile perché è necessario, insomma, leggere storie così, ci fanno bene a noi come lettori e insomma, alle persone in generale, perché nutre una parte importante della propria anima. Quindi i conflitti che sono il motore di una storia. Come si fa a capire quando un conflitto è così impegnativo e importante da tenere, da poter tenere banco, diciamo, per tutta la stesura di una storia? Come hai fatto a selezionare, anche se insomma si può anche dire è facile trovare, muoiono delle persone, è facile, no? È un conflitto dominante che insomma, però non è così scontato perché tenere alta l'attenzione per tante pagine, grazie agli omicidi, vuol dire anche ritornare su quegli omicidi o sul motivo per cui sono stati perpetrati o seminare indizi per tutto il romanzo. Quindi come hai fatto? Hai seguito delle tecniche oppure una cosa che ti è venuta naturale in base magari alle tue letture? Una domanda molto complicata. Ah, perfetto, mi fa piacere. Allora, nel senso che ti darei una risposta abbastanza secca, cioè che mi è venuto da solo, che non l'ho pensato, però anche qui entra in campo un po' l'inconscio, cioè quando uno scrive si rende conto se si sta divertendo, si sta intrigando quantomeno, o se si annoia. Se si annoia lo scrittore, l'autore, è quasi matematico che succederà anche al lettore. Non è detto il contrario, perché a volte l'ego porta lo scrittore a dire che cosa divertente, che sto, cosa bella che sto scrivendo, e magari a non essere oggettivo. Certo. Però diciamo che con un minimo di sincerità, che è la cosa che mettevo in testa tutto all'inizio, chi scrive sa se sta, diciamo, affrontando dei nodi, cioè dei conflitti, insomma, di cui poi sarà parte anche il lettore o meno. Certo. Ma una cosa che volevo dire, riallacciandomi anche al discorso che facevi prima, è proprio invece sulla spiegazione dei conflitti. Cioè, a volte quando scriviamo abbiamo la tendenza a dare delle soluzioni prefabbricate al lettore, dare delle soluzioni, a dimostrare il più possibile, ma magari lo facciamo anche avvalendoci di citazioni di grandi scrittori del passato, eccetera. Secondo me la scrittura invece deve essere un po' come un quadro impressionista, e mi spiego. Cioè, nel quadro, nel paesaggio naturalistico l'immagine è molto nitida, è quasi una fotografia, però il lettore la vede così e non riesce a metterci niente di suo. Certo. Se invece nella stesura di una storia noi assomigliamo molto di più a un quadro impressionista, con immagini tenue, dai contorni vaghi, che possono anche essere qualcos'altro, lasciamo al lettore la possibilità di vederci quello che vuole lui, tirarci fuori, dimostrare quello che vuole lui. Tu
Tutto questo, secondo me, il lettore lo interiorizzerà e se lo porterà con sé quando chiuderà il libro, e certo, forse lo avrà amato di più. Quindi io attacco sempre l'eccesso di dimostrazione. Quindi, e anche nei conflitti. Quindi noi possiamo porli i conflitti, certamente alla fine dobbiamo dire chi è l'assassino nel caso del giallo, se no il lettore si infuria pesantemente, scaglia il libro il più lontano possibile. Però sul come ci si arriva dobbiamo lasciare che il lettore ci metta la sua parte. E lo stesso vale ancora di più che rispetto ai fatti, vale per quanto riguarda le emozioni. E è inutile che stiamo a spiegare perché il personaggio, il protagonista, il primario è felice, è innamorato. Non dobbiamo proprio dirlo, secondo me. Deve essere il lettore che ci arriva da solo. Dobbiamo, diciamo, non ritenere il lettore uno stupido, certo, ma presumere della sua intelligenza. E questa è un po', secondo me, la chiave che ci mette in, mette in collegamento chi scrive e chi legge, in maniera emotiva. Sì, ma tendenzialmente, c'è, per tornare al tema della paura, si ha proprio paura di questo, si ha paura di dare la voce anche a chi legge, quando invece il ruolo del lettore, ovviamente, anche se siamo una banalità, in un ambito come quello della letteratura è fondamentale. Se nessuno legge, nessuno scrive poi alla fine, no? Se non c'è richiesta, non c'è neanche necessità di offerta. Quindi vorrei anche che tu adesso raccontassi un po', magari un'esperienza che ti è piaciuta tanto, le presentazioni in libreria, tu ne hai fatte tantissimo da quando è uscito il romanzo e che poi insomma sono state cancellate per forza di cose, però... quanto ti danno in termini di uomo, di, come scrittore, qual è stata magari la domanda più bella che ti è stata fatta dai lettori e che cosa ti manca anche del contatto diretto di questi bellissimi eventi in un momento come questo? E purtroppo la gran parte delle presentazioni poi sono saltate perché ho fatto un tempo a fare quelle di gennaio e febbraio, poi è finita lì. Al momento almeno. L'incontro con i lettori per me è sempre stato emozionante, spesso perché arrivano persone che non vedevo da tempo, magari se la presentazione è vicino a dove vivo io, oppure spesso perché arrivano le persone più anche più strane, con le domande più insospettabili. Cioè, una delle domande più che mi colpisce sempre, me ne hanno fatto due o tre volte, ma mi spiazza, è perché ci hai messo così tanto tempo per il primo e il secondo romanzo, che sono 23 anni. Te l'avrei dovuta fare anch'io, lo sai, insomma, è una cosa che una persona si incuriosisce per forza, no? Di questo dettaglio temporale. Ma, sì. Stamattina parlavo proprio con un altro scrittore che, italiano che io amo molto, che si chiama Enrico, come me, Enrico Macciocci, che ha scritto due o tre libri molto carini, adesso stava per uscire il terzo ed è stato un attimo congelato dal coronavirus, ma uscirà forse ad aprile. Ed Enrico, anche lui mi faceva citare questa cosa, faceva l'esempio di un paio di scrittori, uno non me lo ricordo, e l'altro è Robert Pearce, quello che scrisse Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Che tra questo primo libro e il secondo, si chiamava Lila, ce ne mise 20, sono andato addirittura a 23. E lui mi ha detto questa cosa bellissima, mi ha sempre colpito il silenzio degli scrittori. Sì, io non so spiegare diversamente, forse ho fatto altro, ho fatto giornalista, ho avuto anche bellissime esperienze in paesi in guerra o comunque in ambienti urbani molto complicati, dai campi Rom a tutto quello che la cronaca poteva offrire. Poi c'è stata la nascita di mia figlia, magari qualche vicissitudine in mezzo. Ho fatto un sacco di tentativi, cioè ho scritto dei tentati romanzi che magari dopo 3-4 anni ho piegato e messo in un cassetto come manoscritto. Adesso ne ho lì un po', per quanto sarò ancora più vecchio, e magari qualcuno andrò a ripescarlo dicendo beh, ma adesso che forse ci ho fatto un po' più di pratica, so come risistemarli e come salvarli.
volte la maionese impazzita, mi ricordo mia madre, riusciva in qualche modo a farla tornare maionese normale, Sì. aggiungendo. Ecco, può essere che magari questo esperimento funzioni anche con qualche vecchio manoscritto, però sì, sono stati 23 anni che rimangono anche per me un po' un mistero e probabilmente rimarrà tale. Ci sono domande senza risposta nella vita, questo fa parte della complessità della vita. Ma infatti la domanda successiva che ti avrei voluto fare io, al di là dei 23 anni, era quali sono però quelle che a volte vengono definite come le abitudini dello scrittore, le tue abitudini di scrittura, al di là del fatto che tu ovviamente scrivi tutti i giorni perché sei un giornalista e quindi tu hai sicuramente una confidenza, no? Con la scrittura, però la scrittura narrativa pura, quanto tempo ci dedichi? Va a periodi della tua vita? Hai una routine come quella dei grandi autori, diciamo, del passato, che ognuno aveva la sua routine, chi camminava, chi si beveva litri di caffè prima di iniziare, le 5 del mattino, le 10 di sera? C'è qualcosa che, insomma, puoi consigliare a chi inizia a scrivere o a chi sta scrivendo, ma magari non riesce ancora a farsi notare dal mondo editoriale tradizionale? Allora, premesso che faccio sempre un po' fatica a definirmi scrittore, anche se ho scritto Insomma. due libri, due più quattro, che sono altri due che sono molto importanti, diciamo autore, ecco, uno che ha scritto qualcosa. Io so, perché me lo dicono tutte le persone che scrivono seriamente, che bisogna scrivere tutti i giorni e dedicare qualche ora, magari possibilmente. Io onestamente non lo faccio, non lo faccio perché a volte il lavoro giornalistico, che non è sempre scrittura, ma è quasi sempre di desk, cioè di sistemazione di testi altrui, titoli, didascalie, ormai si fanno fotografie, si mettono delle fotografie, si fanno anche poi tipografi, è un lavoro che rende poi ostica e faticosa la scrittura nel tempo libero, nel senso che se io facessi lo scaricatore di casse sotto mercato, probabilmente poi andrei a casa a scrivere bello rilassato mentalmente, no? Con il corpo affaticato ma con la mente sgombra. Purtroppo fare il giornalista non sempre è un aiuto per la scrittura letteraria, però per le persone normali che fanno un altro mestiere o che hanno anche più tempo, io credo che sia fondamentale scrivere davvero tutti i giorni. E poi un'altra cosa che ho scoperto abbastanza di recente è che uno dei più colossali errori che si può fare, che probabilmente mi ha fatto perdere tanti anni, è quello ogni giorno di ricominciare dall'inizio sul testo che si è scritto e di continuare a fare cambiamenti. Questo fa sì che si proceda con una lentezza esasperante e che dopo centinaia e centinaia di passaggi il testo diventi afono, come l'om dei buddisti. Sì. E quindi è meglio prendere una storia. Quando si ha, come dici tu, il progetto di una storia in testa, è meglio prima progettarsi una storia, sapere più o meno da dove si parte e dove si va a finire, almeno Sì, più o in meno. teoria, sì. Sì, avere delle location interiori, cioè dei stati d'animo profondi in cui si andrà a pescare in certi passaggi della storia o luoghi fisici da raccontare bene, e poi cominciare a scrivere questa storia, a portarla avanti, senza preoccuparsi se si uscirà dallo schema che ci si è dato, perché anzi questo è molto sano, avere degli spunti che espandano gli orizzonti della storia, e poi arrivare in fondo. E quando si è arrivati in fondo, crede che più o meno la storia sia compiuta, allora sì, si prende il manoscritto e se lo riprende dall'inizio. Questo fa risparmiare veramente un sacco di tempo e veramente riesce, dal mio punto di vista, a portare avanti le storie. Se uno invece torna a rimuginarci sopra, tornare indietro, Sì. è la fine. Io penso così. Sì, e poi una stesura dilatata nel tempo sappiamo che dà dei grossi problemi di stile, insomma, del romanzo, Certo. perché di base nessuno è identico a se stesso, soprattutto Siamo mai gli stessi. se la stesura dura più anni, chissà quante versioni di noi cambiano, e quindi
E questo trasuda sempre dalla scrittura emotiva, insomma, narrativa, e quindi di conseguenza è un po' un bordello poi sistemare, andare a fare un lavoro di unificazione dello stile. Ovviamente poi uno lo fa con un editor, con qualcuno che aiuta, però è complicato e spesso uno si demoralizza perché dice, vedi che schifezza che ho scritto e ieri, oggi farò, non so, farò peggio, e quindi questo è un ottimo consiglio. Cercare di fare una stesura unica, anche un po' di pancia, sapendo Sì. appunto più o meno dove si va, dove si deve andare, verso quale obiettivo tendere, e poi avere il tempo, Aprendere poi l'aggiusteremo. avere il tempo appunto, perché è una cosa che io dico spesso, tanti non iniziano, il blocco dello scrittore, tanti non iniziano per questo motivo, cioè hanno un problema a iniziare perché danno per scontato che dovranno mettere in fila le tre parole, le quattro parole perfette. Cioè, No, subito, al sono primo d'accordo. colpo. E questo è una cosa talmente impossibile da fare subito. Cioè, nessuno la fa, neanche i grandi autori del passato. Buttavano giù un incipit che poi rimaneva come quello e che nessuno ce lo dice. Cioè, io vorrei vedere se i romanzi classici o i grandi bestseller, insomma, nessuno di loro ha avuto una gestazione perfetta alla prima stesura. Ma è normale, cioè. E quindi non bisogna essere così rigidi o così pretendere troppo da se stessi. Uno inizia, l'importante è iniziare e arrivare alla fine soprattutto, e poi dopo il tempo della revisione ce n'è finché ne vuole uno. Io ti posso dire, Stefania, che questo libro, che naturalmente ho dovuto impiegare molto tempo per scrivere, prima ho finito, ho sistemato, eccetera, e poi ci ho scritto l'incipit. Vedi? L'incipit l'ho scritto alla fine del libro. Se vuoi, ti leggo proprio tre righe, perché se uno leggesse le prime tre righe, dice, ma cavolo, è cominciato così, no? Da bambino, ogni tanto, facevo un sogno che non ha smesso di riproporsi in altre versioni anche da adulto. Vorrei semplificare, direi che sognavo di volare. Mi fermo qua. Sì. Ma questo sembra un incipit spontaneo, no? In realtà l'ho messo proprio alla fine. Dopo aver quasi consegnato il libro, ho detto, no, aspettate che cambio l'inizio. Voi capite che tutto si può fare su un manoscritto, che lo abbiamo completato, che ne abbiamo una contentezza. Ma anche l'abbiamo interiorizzato come messaggio da mandare, per quanto uno non è che debba dirti in tutte le pagine, io la penso così, io la penso così, io la penso così. Uno ti dice, io ho vissuto questo, te lo offro, fanne quel che vuoi, usalo come vuoi, ma sappi che io ho vissuto questo. Cioè, ovviamente non è una cosa che si riesce a fare nell'immediato, quindi i tentativi servono. Anche l'immediatezza di questo incipit è maturata dopo aver compreso bene che cosa hai fatto durante tutto il romanzo. Quindi, ovviamente, niente, finché non vai stampa, niente è eterno. E no, io penso che sia una cosa, un consiglio anche da dare a chi vuole iniziare a scrivere, cioè non vi prendete troppo sul serio in questo senso. Scrivete senza pensare che magari poi non potrete correggere. Come sei arrivato a Giunti? Questa sarà la domanda che mi faranno a me se non la faccio io a te, mi tartasseranno, quindi vorranno sicuramente saperlo. Giunti è un'ottima casa editrice, tra l'altro una casa editrice che ultimamente si sta muovendo molto bene nei social e anche offline, insomma, sta facendo tanto lavoro di promozione e divulgazione. Quindi, quale migliore casa editrice per il tuo romanzo? Come hai fatto a contattarli? Hai fatto qualche magia particolare? Sembra un po' incredibile, la storia sembra un po' incredibile perché uno chissà si immagina grandi conoscenze, raccomandazioni di ministri, cose per fare. A me è andata esattamente così, lo giuro. Avevo questo manoscritto, no, non avevo un agente. So che oggi le case editrici da tempo non hanno più i lettori che avevano una volta perché costano sostanzialmente, Certo. si fidano sostanzialmente dei consigli che danno gli agenti letterari, delle Sì. proposte, che fanno già una sorta di preselezione. Allora, un giorno ero a pranzo con un amico che lavora in un'altra casa editrice, a cui non potevo proporre questo romanzo per ragioni di diversi interessi, insomma, del genere. E lui mi ha dato questo consiglio. Lui sapeva che da tempo io stimavo Antonio Franchini, per me è sempre stato il migliore editore italiano, senza nulla togliere agli altri, ma è sempre stato un maestro dal mio punto di vista.
e sapevo che Franchini era responsabile della narrativa Mondadori ed era stato preso in Giunti Sì. da qualche anno. Allora avrei voluto appunto mandare il romanzo a lui. E questo amico mi ha consigliato, perché non fai una cosa strana che a me colpirebbe molto se facesse qualcun altro? Perché non ti presenti fisicamente o quasi con il manoscritto e io volevo portarlo proprio a lei, ci tengo. È chiaro che magari non è facile, ma è una cosa che può colpire. Se venisse uno con me, io non dico chi è questo mio amico, No, certo. che peraltro mi ha detto subito io non posso chiamare Antonio Franchini anche perché sarebbe controproducente. Se venisse qualcuno da me a fare una cosa del genere rimarrei colpito. Io l'ho preso alla lettera. Ho preso il manoscritto e ho chiamato il centralino di Giunti, Certo. trovato su Google perché non ce l'avevo, l'ho trovato su Google. Certo. I E numeri sono ho chiesto di pubblici, eh? I numeri sono pubblici, si possono certo. rintracciare. Sì. E ho chiesto di lui. Naturalmente non mi hanno passato lui, ma comunque dal suo assistente editoriale, che è una persona straordinaria, si chiama Elisabetta Boni, a cui ho raccontato che avevo pubblicato nel 96 un altro romanzo che vi faccio vedere, questo qui è Il pesce elettrico, questa è Sì. la prima edizione Guardini e Castoldi. E questa è la seconda, e anzi la terza edizione, che è stata stampata proprio da Giunti. E poi vi spiegherò perché. È 3 mesi fa, 4 mesi fa. E ho spiegato a Elisabetta Chiero, che avevo già pubblicato questo romanzo del 96, che era andato molto bene, e che da sempre avrei voluto conoscere Antonio Franchini e proporgli un mio libro. Lei mi ha fatto parlare per un sacco di tempo, con mio grande stupore. Perché da un momento all'altro immaginavo mi mettesse giù il telefono, Ok. fissata con me. E mi ha detto semplicemente di mandare a lei i manoscritti, il manoscritto, e che lei lo avrebbe fatto leggere a Franchini. E l'ho trovata già un buon viatico. L'ho stampato, l'ho portato alla Giunti, dicendo di consegnarlo a lei. Poi per qualche mese, 7-8 mesi, non ho più saputo niente. Allora ho richiamato sempre lei, che è gentilissima e paziente, e mi ha detto, ma guardi, deve avere pazienza, perché ci arrivano dagli 80 ai 100 manoscritti al giorno, quindi sono sicuro che Antonio Franchini lo leggerà, ma deve Boh, avere pazienza. certo. Nel frattempo poi mi sono cercato un agente. Anche qui è un secondo step, cioè bisogna convincere un agente di avere in mano un prodotto buono, vendibile, Certo. insomma, proponibile al mercato in maniera dignitosa. E ho trovato Daniele Pinna, che è un agente sardo, agente della Murgia e di tanti altri autori bravi, che mi ha creduto, cioè ha accettato di leggere il manoscritto, mi ha telefonato dicendo che gli piaceva e che mi avrebbe rappresentato. A quel punto io gli ho detto che al di là dei tentativi che avrebbe voluto fare lui, per correttezza, autonomamente l'avevo già portato alla Giunti, anche se le speranze mi erano sicuramente a lui vicino. Lui da buona gente e conoscendo la Giunti, glielo ha ricordato, loro si sono letti il libro e in pochi giorni lo hanno chiamato dicendo che facevano il contratto perché non gli piaceva molto. E sicuramente è stata una sinergia di coincidenze, di cose. Io mi sono mosso sicuramente da solo, senza cercare raccomandazioni, e mi è andata abbastanza bene. La gente ha fatto la sua parte. Però alla fine di fatto è cominciato un rapporto con Giunti che è stato bellissimo fino al coronavirus, nel senso che affettivamente lo è ancora. Certo. E adesso poverini anche loro sono in difficoltà insomma, le difficoltà delle librerie, ma sono convinto che quando passerà tutto questo anche Giunti tornerà
insomma, a vendere un sacco di libri perché fanno libri molto belli, Sì. tra cui spero venga considerato anche il mio. Sì, assolutamente. Adesso purtroppo è questo momento in cui è come se tutto fosse in pausa e stiamo tutti un po' bloccati, chi più chi meno, aspettando che passi. In realtà nel frattempo la vita va avanti, ovviamente, quindi è un peccato, Sì, dai. però ecco, non è detto che le cose Ce la poi non, faremo. non, ecco, non è detto che le cose non si aggiustino e non tornino, magari anche migliori di prima, perché secondo me i momenti di grande crisi in teoria dovrebbero servire a scuotere molto le coscienze, quindi si spera Farci che capire l'importanza della normalità, di sì, colocare le norme dove sono. e riassestare anche un po' quelle che sono le priorità della vita, insomma, non tutti, magari tantissime persone, io stessa, insomma, ho fatto una vita fino a un certo punto convinta fosse la giusta strada, insomma, la giusta vita, e poi mi sono accorta di aver sbagliato tutto, quindi voglio dire, ho sbagliato, sì, di non aver imboccato la direzione corretta per la mia persona, quindi a volte rimettere tutto in discussione, in gioco, Aiuta. serve tantissimo. E come ti stai muovendo adesso per la nuova stesura? Immagino che tu stia lavorando un altro romanzo. Stai lavorando un altro romanzo? Domanda. Allora, stavo lavorando un altro romanzo fino alla pubblicazione di questo. Tra l'altro ci ho messo molto poco questa volta a scriverlo perché mi è venuto veramente di getto. Siamo un po' alle prime bozze, ma il libro è già completo, andrà sistemato. Poi mi sono fermato, ho deciso di lasciarlo decantare così un qualche tempo nel cassetto, anche perché mi ero dedicato alla promozione e alla convivenza di tutte le novità sul libro con il lavoro, la quotidianità, insomma, la gestione della vita familiare. Lo riprenderò in mano, credo, molto presto, anche perché questo periodo di clausura ci porta a fare tutta una serie di cose che sono le serie Netflix, Le la lettura, torte con i figli. la promozione del libro su Facebook, Sì. però anche il ritorno alle cose che mi sono sempre piaciuto fare, cioè lavorare sulla fantasia, Certo. sull'inconscio, sulla che poi vuol dire scrivere il libro. Ora io non ti voglio trattenere oltre, vorrei insomma farti l'ultimissima domanda e chiederti un po' dei consigli, ecco, per chi vorrebbe intraprendere la carriera di scrittore. Tu dici di essere un autore, io non sono d'accordo, diciamo di autore. Una persona che dovesse iniziare adesso, al di là della sua età, della sua provenienza, della sua sensibilità, diamo per scontato che insomma un po' di sensibilità ci sia. Quali sono secondo te le caratteristiche necessarie per chi vuole provare a sfondare comunque nel mondo editoriale, perché a te magari sembra di aver fatto poca cosa uscendo con Baldini e Castoldi prima, 23 anni dopo Congiunti, e aver raggiunto un folto pubblico di lettori, ma ti assicuro che per tantissime persone è l'ambizione di una vita intera. Quindi, come secondo te, quali sono, ecco, dei consigli così gratuiti che puoi dare a chi spera in questo? I miei consigli sono sempre gratuiti. No. Nel senso, non è che poi mettiamo Se la volete vi do un tariffa. IBAN, ma poi do tutto in beneficenza. I No, consigli allora, di Enrico, più IVA. così mi viene, parlo a braccio perché è una Sì, domanda certo. che non mi hanno mai fatto, quindi me la invento sul momento la risposta, come sempre. Il primo consiglio è di accantonare per sempre l'ego. Cioè siate umili, senza essere modesti, però siate umili e ricordatevi che abbiamo tutti sempre da imparare. Quindi studiate anche manuali, tecniche di scrittura se volete, ma le studiate vuol dire anche semplicemente leggete autori che vi emozionano. Cercate pure di rubare tranquillamente non frasi, espressioni, ma quantomeno atmosfere. Così, impressioni di scrittura anche da loro, quindi leggere molto, essere umili e continuare a ricercare di migliorare e poi non avere paura di fare fatica, cioè se avete un obiettivo e credete di avere una storia in testa,
lavorateci come se faceste una nave in bottiglia, come se faceste del bricolage o il Taj Mahal fatto con i Lego, insomma. Sono cose che non si fanno in pochi giorni, che richiedono tempo, fatica, dedizione, richiederanno di confrontarvi anche con lo sconforto e con i momenti difficili, però insomma se credete che avete una cosa o una storia importante da mettere giù, fatelo. Se avete un'interiorità e un mondo interiore sarà molto più semplice. Se siete semplicemente dei tecnici e non avete un mondo interiore, è difficile che qualcuno possa stimolarlo. Potete scrivere altre cose. Non è che non possa scrivere chi non sia particolarmente empatico, però scrivere cose diverse, insomma, non è che i romanzi devono essere tutti uguali. È possibile che un buon giallista non sia necessariamente una persona emotiva. Non ho idea se Simenogo fosse. Io so che ogni volta che finiva un romanzo, cioè ogni 4 giorni, perché tale era il tempo che impiegava, si chiudeva in una limousine con 4 escort e un sacco di bottiglie, e finché non aveva finito la scorta di alcol e il resto non riprendeva a scrivere. Però siamo tutti diversi, Certo. quindi seguite semplicemente la vostra indole e potete farla. Sì, poi al di là di Simenon c'era anche Dostoevsky, che è divertente perché è uno degli autori più letti e sappiamo, forse sono poche sapere che scriveva per pagare i debiti di gioco e per crearne degli altri, quindi insomma avendo Perché? questo. Quindi la scrittura, in realtà forse i più grandi scrittori del passato, i grandi classici, sono stati scritti per foraggiare altre passioni, perché tanti scrivevano o per campare, tirare a campare e quindi allungavano perché venivano pagati a parole, oppure perché volevano, ecco, non prendevano troppo sul serio la scrittura, lo facevano, erano bravi, Esatto. però non davano alla scrittura quell'importanza Sì, unica, no, esatto. diventava un mezzo, ma non la ragione di vita. E secondo me Ma no. questo è un modo per finire di scrivere un qualcosa. Sì, anche perché per scrivere bisogna vivere. Esatto. La scrittura attinge dalla vita vera, dalle emozioni, dalle esperienze. Poi, come si dice in pubblicità, si crea meglio sotto sforzo, cioè quando il cliente insiste che ha bisogno e in fretta la campagna, i creativi producono meglio. La necessità aguzza l'ingegno, possiamo dirlo in mille modi Sì, diversi, sì, ma sì. Bene, mi fa molto piacere, insomma, spero che ti sia piaciuta questa chiacchierata informale, che poi adesso la pubblicheremo presto, insomma, a me ha fatto un immenso piacere rivederti, anche se ovviamente a distanza, naturalmente. spero che, non so, come dici tu, magari verso l'estate ci sarà modo di rivedersi di persona, perché anche Sì, per certo. riabbracciarci, per farti le congratulazioni di persona, perché poi non ci siamo più visti, per anche festeggiare questo tuo enorme traguardo, e quindi siamo fiduciosi che le cose si sistemeranno. Grazie. L'ultima cosa che volevo Sì. dire appunto è che questo è Il pesce elettrico. Ed è il romanzo che è stato ripubblicato da Giunti a ottobre, proprio perché si tornava a parlare dei curdi di Turchia, e questo è un libro completamente diverso dall'Arte sconosciuta del volo. Sì. Questo è un giallo di viaggio, un road movie scritto 23 anni fa. Chi avesse letto e magari apprezzato L'Arte sconosciuta del volo, se vuole leggere un'altra cosa mia, ma completamente diversa, trova anche questo libro. Ma se tu dovessi trovare un parallelismo invece, qual è il tema di fondo che potrebbe unire i due romanzi? Perché questa è una cosa importante, al di là del fatto che li hai scritti tu. Temo che sia l'unico parallelismo, l'autore. Dici? Sì, anche perché la scrittura è molto diversa. Nel Pesce Elettrico è una scrittura completamente onirica. Era un libro di viaggio svolto in Turchia, pieno di sole, di paesaggi esotici, di figure strane. Questo è un libro invece che si svolge in un nord, L'Arte sconosciuta del volo. È un libro che si svolge in un nord cupo e spesso silenzioso, introverso, quasi Nebbioso. nordico.
Sì, nebbioso, quasi nordico come romanzo, cioè, ecco, mentre c'è un sacco di sole, qui sono un sacco di montagne e di ombre, però è un libro estremamente emotivo, molto forte dal punto di vista delle emozioni, così mi ha detto anche chi lo ha apprezzato. Secondo me un tema di fondo comune a entrambi i libri c'è, per cui saranno poi i lettori a sicuramente svelartelo, perché di solito alcune cose succedono così. Magari lo scrittore non ne ha coscienza, poi arriva un lettore molto sensibile, dice: ma sai, ho trovato questo punto in comune, e quindi amplia un po' quella che è la visione anche di chi ha scritto. E secondo me è sempre un bel regalo che i lettori sensibili fanno. Quindi speriamo che le persone, insomma, che hanno apprezzato L'arte sconosciuta del volo si imbattano anche nel pesce elettrico e facciano un po' Fantastico. sì, i confronti e vedano un attimo qual era l'Enrico di prima e qual è l'Enrico di oggi, diciamo così. Ti Esatto. ringrazio ancora Enrico per questa bellissima Va bene. chiacchierata. Ciao, grazie, a Ciao presto. Enrico, buona serata, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.